Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6 che apriamo con la pagina dedicata al Covid. Oggi cabina di regia ministeriale, Consiglio dei Ministri a Roma dove sono state decise nuove misure per contrastare il dilagare della variante Omicron e l'Abruzzo per ora resta in zona bianca ma i numeri continuano a destare preoccupazione. Vediamo il servizio. Validità del Green Pass ridotta da 9 a 6 mesi a partire dal 1 febbraio, mentre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. E poi obbligo di mascherine anche all'aperto, obbligo dell'utilizzo delle mascherine FFP2 nei luoghi chiusi per gli eventi sportivi e sui mezzi di trasporto pubblici e nessuna festa o concerto, nemmeno all'aperto in piazza, fino al 31 di gennaio. Sono queste in sintesi le principali novità decise oggi a Roma dalla cabina di regia, che si è protratta oltre il tempo stimato, causando il ritardo del Consiglio dei Ministri che era previsto alle ore 17, poi slittato di un'ora. Sul tavolo di Palazzo Chigi, oltre alle nuove misure anti-Covid che saranno contenute nella DL festività, anche il mille proroghe e il via libera definitivo all'assegno unico per le famiglie. Le nuove restrizioni sono volte a contrastare il dilagare della variante Omicron, a cui in Italia attualmente sarebbe riconducibile il 28,2% di casi. Intanto l'Abruzzo per ora resta in zona bianca, grazie al tasso d'occupazione ospedaliera in area medica al di sotto del 15%. Oggi nella nostra regione sono 662 nuovi casi Covid. Si tratta dell'11,2% dei 5.890 tamponi molecolari processati. Quella di Teramo è la provincia più colpita, seguita a breve distanza da quella di Pescara. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7.763, 420 in più rispetto a ieri. Di questi 130 pazienti, 5 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 15, uno in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 7.618 positivi accertati, 416 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 242, mentre nelle ultime 24 ore non si registra alcun decesso. E andiamo a Chieti, dove col professor Cipollone abbiamo analizzato il momento attuale e la riconversione di alcuni reparti della Santissima Annunziata che, come conferma il medico, vede ricoverati soprattutto persone che non si sono vaccinate. Selenia Secondi. È una vera impennata quella dei contagi da Covid in Abruzzo. È un segnale in crescita e continuerà a essere in crescita anche nel periodo natalizio e subito dopo, quindi ci dobbiamo aspettare un'ulteriore situazione di emergenza. La variante Delta è quella che preoccupa di più per ora, ma la provincia di Chieti è quella dove si sta diffondendo con più velocità la variante Omicron. Si parla ormai del 15% dei tamponi positivi. I dati attuali sono ancora legati prevalentemente al colpo di coda, diciamo così, della variante Delta. Però Omicron è già al 15% circa e, diciamo, come in tutta l'Europa si stima che soppianterà nel breve Delta, non necessariamente più virulenta di Delta, quindi con forme più gravi ma molto più contagiosa. L'ospedale Santissima Annunziata di Chieti è preparato però ad affrontare qualsiasi evoluzione di sovraccarico del sistema sanitario. Abbiamo già riconvertito la pneumologia in un reparto Covid, è già ai 2/3 è occupata. Nei prossimi giorni verosimilmente riconvertiremo la clinica geriatria, quindi la terza medicina, in un reparto Covid. È pianificata l'apertura di Atessa come ospedale Covid a bassa intensità e poi, se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, ci sono scenari anche di riposizionamento di altri tipi di reparti in reparti Covid. Qual è la tipologia dei pazienti ricoverati? Sì, la tipologia dei pazienti ricoverati per 9 casi su 10 sono persone non vaccinate, diciamo. Abbiamo ragazzi anche giovani, abbiamo un 39enne ricoverato ad esempio, quindi persone che o per scelta o per necessità non hanno fatto il ciclo vaccinale e hanno quindi contratto l'infezione. Uno su 10 soltanto sono persone vaccinate, anche molto anziane, abbiamo un 96enne, quindi persone che avevano fatto il vaccino molti mesi fa e sono adesso quindi con minore copertura, ma sono persone, ad esempio il 96enne, che se non fosse stato vaccinato avrebbe avuto un esito sfavorevole sicuramente.
A Teramo, giornata dedicata alle vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni d'età, che di fatto inaugura questa giornata lab allestito nella sala convegni del secondo lotto del Mazzini. Circa 250 i giovanissimi che oggi hanno ricevuto la propria dose. L'anno scorso iniziamo con un open day regionale, siamo stati la prima ASL a realizzare un open day a livello regionale per il vaccino tradizionale, oggi lo stiamo facendo appunto per i ragazzi. I ragazzi devono dare un segno di ripresa proprio, loro sono il nostro futuro e noi dobbiamo salvaguardarli. Noi purtroppo non possiamo imporre il vaccino ai ragazzi, possiamo solo comunicare, interfacciarsi con i genitori e fargli capire l'importanza che oggi riveste il vaccino. Il vaccino oggi è l'unica arma, non è che lo sostengo io, lo sostengono il mondo scientifico, o lo ascoltiamo il mondo scientifico altrimenti qui sarà la fine, perché altrimenti, ecco, oggi abbiamo 234 casi in provincia di Teramo, ieri ne abbiamo avuti 200, la situazione comincia a diventare insostenibile dal punto di vista gestionale come contact tracing da parte degli operatori e soprattutto se queste persone avranno un riflesso nei ricoveri ospedalieri. Ecco, quindi l'insegnamento deve partire anche dai ragazzi. Fino a ieri abbiamo vaccinati circa 200, qui abbiamo un hub vaccinale qui al Mazzini, dopodiché utilizzeremo per i vaccini in determinato orario anche tutti i SIESP del territorio provinciale e inoltre per coloro, per i bambini più fragili, abbiamo un ambulatorio dedicato qui al reparto del Mazzini che gestisce direttamente il dottor Sisto, che è il nostro primario di pediatria appunto di tutta la ASL. Per me il vaccino e per il papà è un atto dovuto perché il bambino è cardiopatico e quindi ci affidiamo completamente alla scienza anziché insomma alle conseguenze inattese e non conosciute del Covid. Purtroppo gli ospedali ne ho girati e questa è una bellissima accoglienza, soprattutto si respira l'aria natalizia e il bimbo, ecco, che fino a ieri sera piangeva, oggi devo dire che è felice. È coraggioso. Sì. Come nel resto della regione, anche in area Vistina aumenta la preoccupazione per questa quarta ondata del Covid. A Penne chiuse le scuole su ordinanza del primo cittadino, mentre a Loreto, a Prutino, per ora solo alcune classi sono in didattica a distanza. Dai sindaci l'appello per trascorrere le festività in sicurezza nel servizio di Stefano Recanati. Penne sta vivendo un po' ancora quella che è l'ondata della pandemia, le scuole hanno avuto questo stop, ecco com'è la situazione anche in vista delle festività. Abbiamo purtroppo un dato allarmante che c'è la diffusione del virus tra i giovani, quindi questo mi ha spinto a chiudere le scuole in presenza e i centri sportivi relativi alle attività non agonistiche. Diamo una prima risposta in attesa appunto dei provvedimenti del governo, dobbiamo trascorrere un Natale tranquillo, sereno, dobbiamo avere in mano la consapevolezza e la sicurezza di combattere questo virus. Quindi invito i cittadini anche ad utilizzare ogni strumento utile, come ad esempio un tampone, prima di sedersi a tavola a Natale per combattere la diffusione del Covid sul territorio. Sono preoccupato, il rischio è concreto e spetta a noi cittadini adoperarci affinché insomma, questo spettro sia allontanato. Io sono convinto che l'esperienza del passato ci possa aiutare e sono anche convinto che i cittadini abbiano capito la lezione qui. Sindaco Stagnieri, situazione Covid nel comune di Loreto Prutino, anche alla luce poi di quello che sono i problemi anche all'interno delle scuole. Beh, ecco, dopo i 632 casi della giornata di ieri in provincia, in Abruzzo sicuramente ci sono più casi anche a Loreto, quindi purtroppo i casi stanno aumentando e saranno sempre più. Abbiamo i primi tamponi positivi a scuola, anche se oggi è l'ultimo giorno perché prima c'erano solo gli antigenici, quindi sono state chiuse solamente delle classi. Adesso con le vacanze speriamo che poi con il comportamento adeguato, che invito a tutti i cittadini, alle famiglie, per come comportarsi con i cenoni, con i veglioni e comunque ad incontrare gli altri, ecco, sulla vita sociale, di fare qualche sacrificio per il massimo contenimento, quindi di usare la mascherina,
di evitare gli assembramenti e soprattutto per chi già può farlo di fare la terza dose, ma soprattutto a chi ancora non crede il vaccino di cambiare idea, perché anche, diciamo, per mia conoscenza, chi sta andando in ospedale e chi non è vaccinato. E io invito pure i genitori a farlo per i bambini dai 5 agli 11 anni. Certo, gli auguri di buone feste, Natale, Capodanno, Epifania, di usare il buon senso. Ecco, possono essere DPCM, circolari, raccomandazioni governative, ma chiedo ad ognuno di usare il buon senso, quindi di comportarsi come meglio crede per evitare il contagio. E ora la cronaca. La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto un amministratore di una società del capoluogo di provincia operante nel settore dell'edilizia che ha intascato indebitamente per fini personali circa 15.000 euro ricevuti a titolo di aiuto di Stato per fronteggiare l'emergenza Covid. Sulla base di complesse analisi di rischio è stata individuata una società di Pescara, come detto, attiva nel settore dell'edilizia, a beneficiare di una delle predette misure di sostegno, il fondo di garanzia PMI Covid-19-2021 per complessivi 30.000 euro. In particolare si tratta di un contributo pubblico erogato dallo Stato per sostenere le piccole e medie imprese del Paese col fine di facilitare il loro accesso al credito. L'accurata ispezione sui documenti contabili svolta dai finanzieri pescaresi ha consentito di accertare che dopo l'accredito sui conti aziendali dell'importo del finanziamento garantito dallo Stato, l'amministratore della società ne ha stornato circa la metà a proprio beneficio per uso personale attraverso micro prelevamenti agli sportelli bancari. L'accurata ispezione sui documenti contabili svolta dai finanzieri pescaresi ha consentito di accertare che dopo l'accredito sui conti aziendali dell'importo del finanziamento garantito l'illecita condotta rilevata dai militari è stata denunciata dalla Procura della Repubblica di Pescara, in quanto il responsabile ha utilizzato i fondi per finalità diverse rispetto a quelle previste per legge. L'attività di servizio portata a termine testimonia la costante e attenta presenza delle Fiamme Gialle sul territorio. Andiamo avanti. È morto Antonio Falconio, politico di lungo corso della Democrazia Cristiana e presidente della Regione Abruzzo dal 1995 al 2000 per il centrosinistra. Falconio è stata una personalità di spicco della politica italiana e anche un sostenitore dell'unione tra le regioni del centro Italia. Vediamo il servizio. La prima ricetta è quella di uscire da questa condizione di pantano. Le cronache del Consiglio regionale spesso sono penose, uscire da questa specie di pantano, darsi tutta una scossa, ma non solo alla politica, ma anche gli imprenditori, il sindacato, le organizzazioni professionali, darsi una scossa e mandare, elaborare per la regione che verrà classi dirigenti che avvertano come non sia, come il lascito degli ultimi 14 anni, più o meno, non sia assolutamente un campo di rose. Un uomo arguto e brillante. L'Abruzzo rende l'ultimo omaggio ad Antonio Falconio, che ieri si è spento ad 83 anni nella sua casa di Roma. Presidente della Regione Abruzzo dal 1995 al 2000, per anni leader della Democrazia Cristiana, prima nella corrente di Amintore Fanfani, poi nel gruppo di Lorenzo Natali, Falconio aveva iniziato la sua carriera politica con la Democrazia Cristiana, ricoprendo la carica di capogruppo alla provincia dell'Aquila, al comune dell'Aquila e nel Consiglio regionale dell'Abruzzo. Vice sindaco al comune del capoluogo abruzzese, eletto deputato con l'incarico di responsabile alla comunicazione, Falconio nella DC è stato anche responsabile dell'ufficio per i problemi sociali della direzione centrale. Laureato in scienze politiche, Falconio è stato giornalista del GR Rai e direttore responsabile del settimanale La Discussione, fondato da Alcide De Gasperi. Il Falconio inedito è quello dotato di sense of humor e di grande capacità di fascinazione, quello che abbiamo goduto quando nelle riunioni con le regioni europee lui sciorinava il meglio di sé e risultava, chiamiamolo così, il
la presenza più eccezionale all'interno dell'assemblea stessa. Il presidente della regione d'Europa, il catalano Jordi Pujol, disse di Falconio che era uno degli uomini più illuminati che avesse mai incontrato, come il presidente della Corsica Bajani, come il presidente della regione Languedoc-Roussillon, come presidenti di altre regioni d'Europa, Land e Contee, che avevano in Falconio un riferimento fisso. Questo ha dato anche la possibilità per l'Abruzzo di concentrarsi su un progetto poi defilatosi, che era quello di Centronia, con Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Toscana, per definire quello che veramente era la vocazione originaria di questa regione, non adesso come ultima regione del meridione. Il ricorso promosso dal centrodestra per sospendere le elezioni provinciali è stato dichiarato dal TAR infondato. Stiamo parlando delle elezioni provinciali di Chieti. Quindi si procederà alla proclamazione del Presidente dei Consiglieri dopo il termine delle operazioni elettorali. Da domani Francesco Menna potrà proseguire e rafforzare il lavoro iniziato da Mario Pupillo, potendo contare, ha dichiarato Leo Marongiu, segretario provinciale del Partito Democratico, su una solida maggioranza, espressione dei partiti, dei civici, dei movimenti e dei territori di tutta la provincia di Chieti. Un momento storico, così il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto ha definito la firma del nuovo contratto di igiene urbana dopo oltre un ventennio. Ania Cantagalli. Sindaco, ha firmato questa mattina un nuovo contratto di igiene urbana dopo 21 anni, praticamente per i cittadini cosa cambierà? È un momento storico sotto l'aspetto politico-amministrativo, non è solo la firma di un atto giuridico, la sottoscrizione di un atto giuridico, significa dare stabilità ad un rapporto con la società che gestisce il servizio di igiene urbana a tutela dei cittadini, perché il contratto consente ovviamente un controllo puntuale, efficace da parte dell'amministrazione, consente la verifica del rispetto della cosiddetta carta dei servizi, consente anche l'applicazione di misure sanzionatorie nell'ipotesi appunto in cui vengano violate le disposizioni del disciplinare, ma significa soprattutto dare solidità, stabilità ad un'azienda oggi trasformata in house e che quindi torna ad appartenere ai cittadini teramani, alla quale abbiamo voluto dare prospettiva. La prospettiva la si dà soltanto attraverso un percorso chiaro, una visione che noi abbiamo tracciato di stabilità e che ci dovrà portare necessariamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini teramani, la qualità del servizio, quindi del decoro urbano, il potenziamento ulteriore della raccolta differenziata che abbiamo già migliorato in modo esponenziale, vincendo anche il premio Comune Riciclone, ecco, insomma tutta una serie di prospettive che poi ovviamente dovranno avere come punto di caduta una prosecuzione nella riduzione della tariffa che dal 2018 al 2021 con la nostra amministrazione è già stata abbattuta grazie a una gestione al servizio dei cittadini e non della politica, e poi dare a Team quel ruolo che le spetta sull'igiene urbana. Un contratto di 15 anni ci consente di programmare e consentire di attribuire a Team il ruolo centrale di riferimento del subambito provinciale nell'ottica ovviamente dell'avvio della funzione, dell'entrata in funzione dell'Agir, quindi dell'autorità unica. Team deve essere il riferimento della provincia di Teramo e in questa direzione stiamo andando, a cominciare dall'interlocuzione col Mote. Un dolce regalo di Natale da parte degli studenti dell'alberghiero De Cecco di Pescara, ai quali hanno per l'appunto donato dolci preparati a scuola alla comunità di Sant'Egidio. Paolo Renzetti. Davvero un bel gesto quello dell'alberghiero De Cecco di Pescara, donare i dolci fatti dai ragazzi della vostra scuola, professoressa, per Natale alla comunità di Sant'Egidio. Noi li abbiamo donati perché vogliamo vivere il Natale come un momento di autentica umanità e quindi abbiamo pensato di dare un contributo alle famiglie più indigenti della nostra città. Il contributo è stato quello di realizzare una serie di dolci e i nostri ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo. Sono loro che hanno lavorato nel nostro laboratorio di pasticceria e hanno offerto il loro tempo, hanno offerto il loro entusiasmo, hanno offerto il loro impegno, e questo per noi è un grandissimo valore educativo. Educare alla solidarietà, educare alla generosità, io credo che sia il messaggio più bello che noi possiamo lanciare in questo momento e in occasione del Natale. È un gesto molto bello, soprattutto che viene da dei ragazzi che sono stati veramente protagonisti di questa iniziativa. Cioè, è bastato semplicemente
veramente proporla, che loro hanno aderito sia a scuola, nelle attività curriculari, sia anche a casa, quindi hanno, diciamo, coinvolto le loro famiglie in questa iniziativa. Pensare non solo a se stessi, a pensare ad un buon Natale per la propria famiglia, ma anche a chi ha molte più difficoltà. E poi è bello perché si inseriscono in una rete di aiuto e di solidarietà che la comunità di Sant'Egidio sta mettendo, insomma, in campo, e che arriva da tante persone, cioè ognuno nella sua vita, per com'è, con l'età che ha, la sua condizione, può dare qualcosa, perché nessuno è così triste o povero o in difficoltà da non poter aiutare un'altra persona. Quindi la rete nella quale si inseriscono questi ragazzi, io un po' ci tenevo a dirlo, è grandissima, non solo nella città di Pescara, ma poi in tutto il mondo. Quindi è questo forse il senso di unità, anche, no? Di comunione che il Natale ci può portare. Questa mattina a Francavilla ha presentata la stagione teatrale del Sirena, numerosi gli eventi di rilievo con nomi di eccellenza. Vediamo quali. Torna la stagione teatrale dell'Auditorium Sirena sotto la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti. 9 appuntamenti in cartellone con la partecipazione di grandi nomi del mondo dello spettacolo, grazie al sostegno dell'assessorato alla cultura e dell'amministrazione comunale di Francavilla al Mare, guidata dal sindaco Luisa Russo. Dopo le due ultime esaltanti stagioni artistiche che hanno visto la presenza di grandi nomi quali Giancarlo Giannini, Sergio Cammariere, Uto Ughi, e la stagione online Pillole di Teatro, la nuova programmazione dell'Auditorium Sirena vedrà tra i suoi protagonisti artisti molto noti al grande pubblico, con spettacoli di primissimo livello e di contenuto. Siamo molto felici di aver fatto questo cartellone, che ha due caratteristiche importanti: la qualità degli artisti che prendono parte alla stagione, la qualità dei loro spettacoli, e poi è rivolto ad un pubblico variegato, soprattutto al mondo dei giovani. I nomi ce ne sono tanti, da Lina Sastri a Monica Guerritore, Enrico Rava, che suonerà in coppia con il pianista Fred Hirsch, John Sarman, un mito del sassofono jazz, 77 anni, grandissimo musicista britannico, e poi Peppe Servillo con un omaggio a Lucio Dalla, due spettacoli rivolti al mondo giovanile. Mi riferisco a Francesco Montanari, libanese del romanzo criminale, ma un attore molto amato da tutti, con un omaggio ad Italo Calvino. E poi Giulia Michelini con la sorella Paola Michelini, una produzione Teatro Stabile d'Abruzzo insieme a Stefano Francioni, che proporrà uno spettacolo sulla figura femminile. Ecco, questo credo sia il nostro leitmotiv, spero che il pubblico possa recepire questo nostro messaggio. Il cartellone è stato stilato ovviamente in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Francavilla al Mare, con l'amministrazione guidata dal sindaco Luisa Russo, che ringrazio, e speriamo di ripartire con grande slancio, sempre rispettando le norme ovviamente anti-Covid che sono in vigore. Un cartellone di rilievo che serve anche per rilanciare la struttura di Palazzo Sirena a Francavilla. Devo dire che questa struttura ha continuato a vivere, anche durante per esempio il periodo del lockdown. Noi abbiamo proposto Pillole di Teatro, una rassegna online con Lino Guanciale, Edoardo Siravo e tanti altri. Poi abbiamo ospitato delle prove generali qui con Anna Foglietta, Lino Guanciale, Vanessa Gravina, quindi un teatro che è vivo. Io l'ho definito l'affresco nuovo della nostra città, e insieme al sindaco Russo e all'assessore Rapino, secondo me, andremo in questa direzione. Questo è un punto nodale per la nostra comunità, quindi senza teatro, senza cultura si vive sicuramente meglio. Qui è il luogo dove poter sognare, poter identificarsi in quei personaggi e poter anche riflettere. E mi auguro che questo possa accadere con questa programmazione. E ora lo sport con il calcio di Serie C. Il Pescara chiude l'anno con un punto, quello raccolto ieri al Del Conero di Ancona contro i Dorici di Gianluca Colavitto. A Rolfini risponde Pompetti, e così il Delfino tocca quota 32 punti in classifica. Il Pescara interrompe la serie di vittorie consecutive pareggiando in casa dell'Ancona Matelica per 1-1 dopo 90 minuti combattuti. Divisione della posta alla fine giusta, con il Delfino apparso pugnace e grintoso, così come piace ai tifosi. Al Del Conero Auteri cambia ancora formazione con gli innesti dall'inizio di Jacobucci e Diambò. A sorpresa il bomber Ferrari parte dalla panchina. I biancorossi di Colavitto si schierano con il 4-3-3 fuori
per infortunio l'ex biancazzurro del sole. Quasi 3.000 gli spettatori sugli spalti, con numerosa rappresentanza pescarese. Avvio veloce delle due squadre al decimo, con la punizione di Sereni e palla in area per Del Carro, che al volo mette clamorosamente al lato. Gara subito vivace e palpitante. Al sedicesimo tocca a Pescara, questa volta a Pompetti, dalla distanza impegnare centralmente il portiere Avella. Al ventiduesimo però la squadra di casa la sblocca con il corner di Sereni ed il colpo di testa di Rolfini, che svetta in area quasi indisturbato, mettendo alle spalle di Jacobucci il pallone dell'1-0. Doccia gelata per il Delfino, che cerca però subito di reagire, ma al ventiseiesimo Dursi in area marchigiana incornallato. La velocità dei padroni di casa non agevola la manovra abruzzese. Alla mezz'ora ci prova anche De Marchi, che di testa sugli sviluppi di un corner non inquadra lo specchio della porta. Spostano in avanti il baricentro gli ospiti, che trovano il pareggio al 36esimo con Pompetti, che dei 30 metri trova una diversione di Massetti, mettendo il pallone alle spalle del portiere di casa. Festa grande nella curva sud, dove si trovano i supporters pescaresi, ed in campo, dove c'è un abbraccio collettivo davanti alla panchina di Oteri. La gara però resta aperta, visto che al 39esimo è pericolosissimo per i padroni di casa Moretti su cross di Sereni. Nella ripresa si parte come nel primo tempo a buon ritmo, con all'11esimo l'ingresso in campo di Ferrari per De Marchi nel Delfino, che sfiora il gol al 14esimo con Veroli, e con Oteri che poi manda poco dopo in campo Clemenza e Memusciai per Dursi e Rasi. Il Pescara passa al 4-3-3 con la gara che vede però meno emozioni rispetto alla prima frazione di gioco, anche se al 20esimo è Jacobucci a salvare in area su Rolfini. Fioccano le ammonizioni in casa ospite, con la squadra di casa pericolosa anche al 29esimo con il colpo di testa di Bianconi. Al 36esimo poi i biancazzurri restano in 10 per il doppio giallo di Giannes. Oteri corre così ai ripari, mandando in campo Frascatore per Rauti. La squadra ospite è costretta a stringere i denti nei minuti finali, con i padroni di casa a spingere come prevedibile con maggiore decisione, con al 37esimo il salvataggio di Jacobucci sul neoentrato Fagioli. Il Pescara però ci crede nonostante tutto, e al 45esimo con Memusciai arriva ad un passo dal vantaggio con il pallone calciato dall'albanese, che finisce di un soffio al lato. Poi 5 minuti di recupero in cui non accade più nulla, finisce 1-1. Ora la sosta e poi il mercato, ma soprattutto possibile novità societarie, con l'interessamento della cordata inglese guidata dal patrone del Leeds e di Eleven Sport, Andrea Radrizzani. Terza sconfitta consecutiva per il Teramo, che chiude nel peggiore dei modi il 2021. Al Bonolis Lentella si impone senza troppi patemi con Morosini e Mercai. La strada per la salvezza adesso si fa davvero in salita. Jacopo Forcella. La discesa verticale continua, il Teramo chiude come peggio non si potrebbe il 2021, perdendo in casa contro la Virtus Entella e facendo salire a 11 le reti incassate negli ultimi 270 minuti senza mai andare a segno. Un'involuzione ormai senza limiti, quella della squadra di Guidi, salvata solo dagli altri risultati che la tengono alla quintultima casella. Come nelle previsioni, il tecnico vara il 3-5-2 con Birligé e Bernardotto davanti, fuori gli esterni con Rosso neppure convocato. Dall'altra parte in panchina va Capello, con Volpe che sceglie Morosini e avrà ragione. Diavolo ferito a 3 giorni dalla debacle di Reggio Emilia, che prova con il diagonale di Bernardotto in apertura al lato. Dalla parte ligure Lescano il più attivo, scalda i guantoni di Perucchini al quarto, mentre all'ottavo, servito da Mercai, alza decisamente la mira. Ma è proprio Morosini, l'uomo in più della Virtus Entella, al 16esimo raccoglie un servizio aereo di Coppolaro, controlla ma spedisce fuori un diagonale da posizione invitante. È al 25esimo però che la mira è quella giusta, quando Caric lo serve da destra e il piattone lascia impietrito Perucchini per il vantaggio ospite. La reazione del Teramo è più di nervi, Diavolo che crea poco e anche quando potrebbe, come con Birligé al 40esimo sbaglia la scelta al momento decisivo. La ripresa ricalca più o meno lo stesso spartito, Lescano apre le danze con una conclusione complicata e alta, il Teramo si fa vedere finalmente con la girata aerea di Bellucci imbeccato dal corner di Mungo, che dà solo l'illusione del gol. Impressione che invece si fa realtà ma dalla parte opposta al 60esimo, quando Azio Osmanovic si dimentica Mercai, che deposita in rete il raddoppio, nonostante la scivolata, la disperata di
di Piacentini che non riesce ad evitare che il pallone varchi la linea di porta. Lo stesso Piacentini che di petto salva poco dopo, stavolta su Lescano. Entella padrone assoluto del campo con Guidi che inserisce Di Dio e Buà spostando Azio Osmanovic in mediana ma senza trovare le risposte che servirebbero. Anche perché quando l'occasione arriva, come al minuto 82, Bernardotto manca lo specchio della porta dopo il controllo e assist di Mungo. Ma è l'ultimo assalto di un 2021 nero, nerissimo, una crisi senza fine e un futuro ancora più nebuloso che fa davvero spavento. Termina qui la seconda edizione del TG6. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21, serata in cui torna eccezionalmente Velò, la trasmissione dedicata al ciclismo che torna questa sera per una puntata di Natale. L'informazione invece tornerà alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.